amore e pace. 17 aprile, Rocca Sant'Angelo, comunità famiglie di Betlemme. C'è un angelo che ci invita a elevarci, ad andare su, a cercare Dio, la preghiera, la comprensione di quello che sta succedendo in questo flagello che ormai da mesi è piombato sul mondo, il coronavirus. Sono ormai migliaia e migliaia di vittime in tutto il mondo, in Italia più di 20.000, nel mondo sono 140.000. Questi numeri non riusciamo a contenere nel nostro cuore, ci fanno soffrire. C'è un perché ultimo a questo flagello, ma saliamo su in alto. Il perché ultimo di quello che stiamo vivendo, di questo virus che arriva da tutte le parti. Ebbene, ce lo può dire solo la parola di Dio, ma non solo di questo flagello, ma dei vari eventi funesti che contrassegnano la storia di questa nostra umanità. Ebbene, la comprensione ultima della nostra storia l'abbiamo solo nella parola di Dio, in questo preziosissimo libro che si chiama la Sacra Bibbia. Sono riaperte tra le prime attività commerciali le librerie. E quanti libri di ogni tipo, libri romanzi, libri di scienza e così via, ma la Bibbia, il libro più letto nel mondo, è parola di Dio. E quando uno scopre che tra i miliardi di libri pubblicati nel mondo ce n'è uno ispirato da Dio, allora comincia qualcosa, perché qui possiamo conoscere il vero Dio e il suo agire nei nostri confronti. Si legge in un salmo delle Sacre Scritture, e i salmi sono libri di preghiera. Noi non sappiamo pregare, il Signore ci ha provveduto anche un libro di preghiera, i Salmi. Si legge nel secondo Salmo un monito che Dio rivolge ai governanti della terra. E sono parole che ci fanno riflettere. Dipendiamo molto dai nostri governanti, che anche condizionano molto il nostro agire, ma anche il nostro pensare con oggi i mezzi di comunicazione, con i media, con i social. Ebbene, il Salmo numero 2 parla di un mondo congiurato contro Dio, il Dio vero, il Dio della tradizione ebraico-cristiana, il Padre di Gesù Cristo, e dice: perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano, insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Che parole! In due versetti la Bibbia ci rivela che Dio ha un suo consacrato, il Figlio di Dio, Cristo, e contro questo vero Dio i grandi ed anche tutti i popoli della terra congiurano e dicono: spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Eh sì, perché questo Dio che ci ha creati per amore, che ci ha dato i suoi comandamenti. Il mondo oggi più che mai fa gara per infrangere ogni norma, anche di una morale naturale. Tutto è stravolto, tutto, i rapporti familiari, i rapporti coniugali. Sarebbe un elenco molto triste di dire quello che è il degrado di questa umanità post-umana. Ebbene, alla fine di questo salmo è scritto: imparate la disciplina, perché non si adiri, perché Dio non si adiri, e voi perdiate la via, in un attimo divampa la sua ira. Beato che in lui si rifugia. Ecco, qui si parla di un Dio premuroso verso le sue creature, che si rivolge ai governanti della terra e dice: state attenti, imparate
imparate da me, perché a un certo punto dice c'è un'ira, che Dio non si adiri, improvvisa divampa, la sua ira, parla due volte di ira, non ne parlano più i religiosi, i preti, la Chiesa, ahimè, è un lessico ormai messo da parte, non possiamo comprendere il coronavirus e gli altri eventi, le mai guerre, i terremoti, le carestie, se non alla luce di un Dio che ci ha creati per amore, è venuto a patire sulla croce, ma si adira. Ebbene, i santi, la nostra Chiesa, leggevano questi eventi in modo ben diverso. E alla luce del terremoto che è caduto su Assisi nel 1997, ho approfondito l'argomento dei terremoti, sono approdato a quel terremoto di Messina che nel 1908 fece tra 80.000 e 100.000 vittime. Guardate, nel passato ci sono stati eventi ben più luttuosi di questo coronavirus, la spagnola, famosa epidemia spagnola di un secolo fa, ha mietuto tra 50 e 100 milioni di vittime. Ebbene, quel terremoto profetizzato da Saint-Annibale di Francia, un cognome di Francia, fondatore dei rogazionisti, ammoniva questo santo prima del terremoto, alla luce di altri terremoti che erano successi, dicendo: ma voi non vi siete convertiti, vi verrà di peggio. Ecco, questa è la lettura che i santi della nostra Chiesa hanno fatto sui terremoti, sugli eventi luttuosi della storia. Perché dire queste cose? Per versare aceto sulle ferite già di questa nostra società? No, perché c'è, se comprendiamo la causa ultima di questo evento che stiamo vivendo e anche di altri eventi della storia, c'è una via d'uscita, andiamo a vederla. Torniamo alle Sacre Scritture, torniamo alla parola di Dio. Nel tragico scenario di tante vittime, la parola di Dio ci illumina sull'origine e sul senso ultimo di queste calamità. Ho scritto in un saggio sul terremoto: se avremo il coraggio di vedere queste calamità come sono realmente castighi di Dio, finalizzati al trionfo della sua divina giustizia e della salvezza eterna dell'uomo, sapremo anche a chi rivolgerci. Eh già, perché l'uomo si rivolge ai media, che ci danno queste statistiche, alle grandi organizzazioni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ai governanti, ma imparremo a rivolgerci a Dio con vera speranza, spereremo con la speranza che è riportata dall'autore del libro delle Lamentazioni: in lui voglio sperare perché il Signore non rigetta mai, ma se affligge avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia, perché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo. E questa è la chiave ultima della comprensione anche del coronavirus: un Dio dall'alto, adirato contro il male delle sue creature, affligge contro il suo desiderio, pur di portarci a ragione e a salvezza eterna. È scritto: beato chi in lui confida.